Questo ragazzo tra una decina di minuti andrà ad una media di 162 km/h per 15 giri sulla pista più pericolosa e adrenalinica d'Italia, insieme ad altri 15 pazzi. Pazzi. Questo è quello che direbbe la gente normale vedendoli girare in moto, e che girare, ma per noi sono i nostri piloti, mostri sacri o più semplicemente quello che avremmo voluto diventare quando eravamo bambini. Poi si sa, la vita ti mette i bastoni tra le ruote e tutto va in malora. E poi ci troviamo a fare gli avvocati, gli elettricisti, i medici, gli operai, eccetera, eccetera. Ma loro no, ce l'hanno fatta e oggi sono qui, e la cosa curiosa è che se glielo chiedi si sentono tutt'altro che arrivati. Io Luca l'ho conosciuto qualche mese fa e devo dire che è uno giusto, ha la mano ed è veramente in gamba. La settimana prima gli ho proposto l'idea per questi video e senza pensarci su ha accettato, e ora eccoci qua. Ancora non lo sanno, ma stanno per fare una delle più belle gare del CIV Superbike. Tutto pronto, e allora si va per iniziare il super pomeriggio del round Liquimoli del campionato italiano velocità con la Superbike. Michele Piro che scatta fortissimo con Vitali che prova subito ad essere aggressivo. Occhio anche a Lorenzo Zanetti, ieri prende un po' di margine subito del bianco all'interno, c'era da aspettarselo, prova a riattivare. Volo, vedi come ci dà un stretto? L'attacco precedente di Del Bianco, bello, guardate, eh? Guarda qua, va leggermente largo ma in realtà gira benissimo. Aperto con la sua briglia, apretta prestissimo e non dà possibilità di risposta a Lorenzo Zanetti. I due continuano ad andare, eccolo qua il giro veloce della gara, 49.857 Zanetti, 49.969 per Pirro, però in realtà Mirko stanno spingendo tutti forti. Vitali è in terza posizione, ha strappato la posizione a Michele Pirro, Vitali è in terza posizione, attenzione, sto scherzando ovviamente, io cerco di staccare gli occhi il meno possibile. Zanetti di nuovo all'interno, fortissimo nella variante bassa, ma Del Bianco stacca altrettanto forte. Intanto direi carone anche di Luca Vitali, ma veramente molto bella, con in questo momento Manfredi scatenato con sta Suzuki Penta Motorsport che sta veramente volando qui a Imola, sorprendente, grandissimo, lo avevamo già visto efficace col settimo tempo in prova, ieri un po' di sfortuna, ma devo dire che Kevin nella ripartenza, nel restart dopo la bandiera rossa, però Manfredi non lo scoprì, piloti occhio perché Manfredi si getta all'attacco di Pirro, lo quasi lo... Manfredi è nettamente così. Sì, contatto Del Bianco Zanetti, forse appena appena, comunque sono arrivati davvero vicini, ma Luca Vitali li ha raggiunti ed è pronto a scatenare la battaglia per podio e vittoria. Il motore c'ha questa punta. A farlo, è vicino a farlo, però comunque guarda, a Mantovani che Zanetti. Zanetti, poi l'altro problema per Del Bianco, mamma mia che sta facendo un garone proprio Zanetti, Vitali, cioè Del Bianco poi comunque deve cercare indipendentemente da tutto di andare a vincere questo distacco che rimane, perché Del Bianco sì, è un distacco che è meno 6 in questo momento, in realtà è meno 1, sì, perché questo è un distacco che fa riferimento a Del Bianco secondo, Del Bianco è tornato in testa, quindi Del Bianco sarebbe campione per un punto di vantaggio su Michele Pirro. Ma ricordiamo Pirro sarebbe campione giusto, con giusto, un punto giusto, di vantaggio. Ma ricordiamo quello che è successo ieri, perché ieri intanto Zanetti forza la staccata, tagliano tutti e due, si guardano un attimo in faccia, ne approfitta Luca Vitali. Dalle posizioni! Vai Luca! Sì. Direi, scusami, che la direzione gara non credo dovrebbe prendere grandi decisioni, perché si sono ostacolati entrambi, Manfredi era più distante, Vitali ne approfitta, e con Pirro che si è accodato al gruppo abbiamo, io direi, quasi 5 piloti, Vitali, Del Bianco, Zanetti, Manfredi e Mantovani a giocarsi la vittoria. Una delizia, comunque ricordiamo cosa è successo ieri, Ferroni è stato tolto dalla classifica, gli hanno tolto il piazzamento, perciò Pirro ha avuto un punto in più. Sì, e quel punto potrebbe essere taglio ancora di Vitali, taglio di Vitali, qui Vitali e Luca non lo so, dovrebbe rallentare, cedere una posizione, il problema è che se chiude il gas lo passano in quattro probabilmente, quindi Del Bianco approfitta dell'errore di Vitali per allungare e prendere un po' di margine, sarebbe stato insomma potenzialmente poteva vincere il titolo, perché ha, come dicevi tu, i migliori piazzamenti, il maggior numero di vittorie. Wow ragazzi, guardate, però che roba, guardateli che belli, che meraviglia, sono. Che meraviglia, stanno divertendo. Fantastico, passo del 53, 51, 54 per i primi, con Del Bianco che ha mezzo secondo di vantaggio su Vitali, quella onda della scuderia Improm che... Non la spalte, vedi?
precede Mantovani, Broncos, Leo vince per lui, poi Zanetti che adesso è in quarta posizione. Poi di squadra stanno facendo veramente un garone. Mantovani credo che ci vorrà provare, così come Zanetti, per dare una gioia al Broncos Racing Team. Si è un po' staccato invece Luca Vitali, così come Kevin Manfredi, che comunque sta facendo un'ottima gara, e Michele Piro, che continua oggi a lottare per il podio. Comunque devo dire che come calibrano le staccate in queste frenate, è bellissimo. Anche Mantovani, occhio perché del bianco rischi di perderne due. No, Mantovani no. Taglia anche a pressione. Tagliato, eh? Andrea vi ha tagliato, credo di sì, mi sembra di aver visto con l'anteriore. Sì, giro, eh? Giro 10. Giro 10. Giro 10. MR perché il del bianco davanti passo alla Gresini del di penalità per track limit. Guarda Zanetti, guarda scivolare Zanetti. Indietro questo pilota Zanetti ci prova. Santoro di nuovo alla rivazza, si è arrangiare, lo fanno bene anche grazie a Zanetti. Zanetti all'interno ancora all'attacco su del bianco. Mazza posizione del bianco in questo panino Ducati con Vitali che sta facendo un altro garone. Luca Vitali, lo ricordiamo, che è stato il primo vincitore quest'anno, la gara 1 se l'è aggiudicata lui a inizio campionato in quel di Misano. Soddisfazione di vincere appunto al Mugello. Intanto del bianco di nuovo all'interno su Zanetti, lo va a passare di nuovo e non c'è possibilità di risposta alle acque minerali. Mamma mia, si sono superati 1,5 milioni. Sì, però dai, vediamo quest'ultimo giro con Zanetti. Intanto attenzione, è arrivato il warning anche per Manfredi. 49.503, giro veloce di Lorenzo Zanetti. Catino, forse Mantovani, che però cerca di rimanere più vicino che può. Vitali in quarta posizione, Piro dice io sto qua, sto in questa quinta posizione che non mi è mai piaciuta così tanto stare quinto, è una figata essere quinto, sta pensando Ferrari. Del bianco è ancora vicino, anche Mantovani ha recuperato terreno, si schiaccia un po' la prospettiva anche ovviamente nelle staccate più violente qui al limite del corpo. Deve stare molto attento nel bianco, attenzione adesso la riscesa in picchiata verso la curva della rivazza. All'interno del bianco ci prova, ma Zanetti frena fortissimo. Zanetti gira perfetto, non concede spazio del bianco. Adesso cerca di uscire massima velocità dalla rivazza 2 per lanciarsi in controllo. Poi della variante bassa si terrà all'interno sicuramente Lorenzo Zanetti. Deve staccare profondo ma coprire all'interno. Ci prova del bianco che tira una stavata da Galatti che va lungo. Taglia e chiede scusa Lorenzo Zanetti. Ducati Broncos Racing Team è il re della Superbike e il nono titolo italiano assoluto, ce l'ha fatta, ha dovuto soffrire come non mai, ma il campione non si è piegato alla fine. E ancora una volta Michele Pirro. E allora bisogna andare a dire, perché c'è una scorsa, una gara di abbandono. Comunque giravano, cosa è successo nella maggiore, prova a vederla, e a un certo punto non riuscivo più a piegare. È stato un momento che... è stato un momento che ho perso completamente tutti i links. Mi sono andato dentro due o tre volte, mi si chiusa proprio vibrazione come ieri, poi c'è il due volte di seguito. Dopo alla fine ho ricominciato a guidare in modo diverso, a frenare un po' di più e piegare un po' di meno, ma la tosa è che bisogna piegare, perdevo una bici. Il distacco dell'oro prendevo tutto. Della prima S? Non tutte. Vediamo se sei... Sei tornato in direzione gara, perché? A vedere i vari tagli, variante, i vari verdi presi in gara. Giusto perché sono già stato penalizzato due volte, quindi si è andati a vedere se era tutto regolare. Dicono di sì. Comunque abbiamo fatto un garone. 5-6 giri dalla fine, quindi sull'anteriore ha cominciato a vibrarmi. Ha più o meno le stesse vibrazioni di sabato. Sì, sì, però col freno riuscivo a passarci sopra. Se un po' meno, quindi un po' meno. Un po' meno, a inserire veloce invece mi dava proprio fastidio. Infatti la rivazza 2 e anche parte la dosa era un po' in difficoltà. Gli ultimi giri ho provato in tutti i modi, stare lì, arrivarci, stare attaccato, per sfruttare così tutte le possibilità, però purtroppo uscire dalla tosa prendeva un po' di margine e
però va bene, dai. Chiudere così è chiudere è bene. State iniziando sempre vicino. No, sì, era molto vicino, il ritmo non è stato altissimo, però anch'io potevo andare più forte, così si è andato pure più stile. Certo. Bravo Luca, bella gara. Molto più contento della gara di oggi, perché oggi è stata una gara dove potevamo vincere. E ieri sono state troppe cose strane. Cose strane, sconti, vari. Oh Luca, io ti ringrazio di questa esperienza bellissima nel box. Guardate il video, dai, ho fatto 3 giorni qua, devo... Iscrivetevi. E fate il tifo per Luca per il prossimo anno, che adesso sei arrivato vicino, il prossimo anno è un po' parti da qua. È un po' che siamo vicini, che manca sempre di buono qualcosina per fare molto bene. E a volte un po' di costanza, a volte un po' di sfortune. Ma dai, aspetta, iniziando che è un po' più spiazzato, diciamo. In realtà inizio anno Misano si è partito più forte, e anche gara 2 poteva essere molto buona, però che ha avuto un problema. E poi c'è stato un momento in cui eravamo un po' in difficoltà, e soprattutto per la gestione delle gomme nuove. Metà stagione, quindi. E chissà che magari adesso l'abbiamo trovato, almeno di qua, ci siamo sempre impiccati, siamo sempre al limite, però è normale, penso che sia per tutti così. Però il prossimo anno, un'altra stagione, vediamo di arrivare quest'anno e un anno di esperienza, vediamo cosa si fa. Grazie Luca. Ciao.